fresca, dolce, succosa. Questa è la nostra anguria. Ciao a tutti, siamo qui nell'ufficio del sindaco in Piazza Pontaterra. Con noi Mariuno, primo cittadino del Riero, che risponderà in diretta alle nostre domande, ma soprattutto alle vostre domande. Infatti voi, tramite la nostra pagina del Riero Channel, potete mandarci in diretta le vostre domande da fare al vostro sindaco e noi gliele porgeremo. Quindi possiamo iniziare, grazie di tutto per averci ricevuto. Qual è lo stato di salute di Alghero oggi? Ma Alghero è una città che sta cercando di risollevarsi dopo alcuni anni nei quali è regnata, anche grazie a una, o più che grazie, per responsabilità insomma di amministrazioni commissariali che sono succedute, un periodo di grande difficoltà nell'organizzazione della macchina amministrativa, ma credo soprattutto nell'organizzazione dei servizi. È una città che comunque ha sempre mantenuto il suo appeal, il suo fascino, la sua vocazione internazionale, la sua identità, ma che aveva bisogno, e per molti versi ha ancora bisogno, soprattutto di alcune azioni amministrative innanzitutto, che riguardano il decoro cittadino, che riguardano la pulizia, che riguardano la manutenzione, alcune azioni di programmazione che riguardano la prospettiva della città, soprattutto sotto il versante occupazionale e l'economia complessiva, lo sviluppo della città. Come dico spesso e come ho detto già dalla campagna elettorale, basta guardare i dati, basta leggere la città con le sue contraddizioni. Famiglie che hanno in media 2,2 componenti, 13.000 famiglie, quindi piccole famiglie, con una contraddizione data dal fatto che ci sono circa 500 famiglie in graduatoria per avere una casa e il 60% delle unità immobiliari di Alghero chiuse quasi tutto l'anno. Quindi questa contraddizione di gente senza casa e case senza gente. Una difficoltà comunque nel trovare il lavoro, che è non solo per Alghero, ma anche per Alghero il problema dei problemi, e la ricerca soprattutto di uno sviluppo che deve tener conto anche di alcune prospettive che proprio la politica può dare. E mi pare che il lavoro di questi anni vada in questa direzione, e siamo alla vigilia di scelte importanti. Alcune sono state fatte su tanti settori, ora ci sono alcune scelte importanti che invece devono essere realizzate. C'è un lavoro preparatorio che è stato portato a compimento in questi 3 anni. Torniamo un attimo indietro a quando si è presentato come candidato sindaco. Sì. Non ha mai avuto il timore che sul giudizio dei cittadini ci fosse anche tutta la situazione relativa alla precedente amministrazione Lubrano, che in qualche modo l'aveva vista protagonista? Ma sicuramente, forse il motivo anche per il quale alla fine ho deciso di candidarmi. Una scelta che in quel momento ritenevo, insieme a tanti altri, giusta. Sia sotto il profilo del candidato, poi diventato sindaco, sia sotto il profilo del progetto politico. In quel momento l'idea era quella di avere comunque un sindaco autorevole nella nostra città e un rappresentante in consiglio regionale che agisse in sintonia con l'amministrazione cittadina. Questo era l'accordo, questo era il patto. Poi mi è sembrato, ci è sembrato alla gran parte dei consiglieri comunali che poi sono andati dal notaio per concludere questa esperienza, è sembrato che i problemi della città comunque non venissero aggrediti con quella forza, con quella determinazione, probabilmente anche con quella spinta comunicativa che serviva in quel momento. E quindi c'è stata poi, anche sulla base insomma di un dissenso in maggioranza, la scelta fatta dai consiglieri di andare da notaio, di concludere anticipatamente, dopo un anno e mezzo, quella esperienza. E quindi anche da parte mia la presa in carico, la responsabilità comunque di dire di sì ad una candidatura che probabilmente senza quell'errore, tra virgolette, insomma non ci sarebbe stata la mia candidatura, era quasi un atto di riparazione. E anche per questo forse ha tenuto in giunta alcuni elementi che già facevano parte della giunta precedente? No, come assessori o come presidente del consiglio comunale, comunque sia? No, diciamo che c'è stata una continuità con la maggioranza, ma questa l'hanno voluta gli elettori.
Io inizialmente ho fatto una scelta molto chiara in giunta, cioè mettere le persone che hanno avuto più voti. E questo da un lato ha sguarnito il Consiglio Comunale, ma ha anche prodotto un ricambio importante del Consiglio stesso. Dall'altro, insomma, ha fatto in modo che nel amministrare la città ci fossero le persone scelte proprio dal popolo algherese, non soltanto dei tecnici e non soltanto, come dire, delle persone a me vicine, anche a me vicine, ma soprattutto vicine agli elettori che le hanno votate. E poi, insomma, quello che è successo in questi 3 anni, insomma, fa parte della cronaca, ma la scelta iniziale certamente è stata questa. Nella sua campagna elettorale si ricorda un momento nel quale ha detto sì, vinciamo, e uno invece nel quale ha detto forse non ce la facciamo? Ma è stata una campagna elettorale complessa ed è un, chiamiamolo, peccato originale della mia esperienza, il fatto di avere comunque tanti candidati in alternativa, il che vuol dire che nella fase del mandato ci sono state anche tante opposizioni, non soltanto una opposizione e non soltanto all'interno del Consiglio Comunale. È stata una campagna elettorale vera, quindi con anche delle parti della città che sono confrontate, e alla fine è venuta fuori la prevalenza della mia proposta, che comunque, se andiamo a sommare la maggioranza degli elettori algheresi, era comunque una proposta che non metteva insieme il 51%, se non nella fase di ballottaggio, ed è normale quando ci sono tanti candidati. Per cui sì, c'è stata una consapevolezza durante tutta la campagna elettorale della possibilità di farcela, perché comunque sentivo che la gran parte dei cittadini sostenevano la mia proposta, la nostra proposta, però anche con la consapevolezza che, insomma, la partita era una partita vera, quindi sarebbe potuta anche perdere. La sua maggioranza nel corso degli anni si è modificata, si è perso qualche pezzo, qualcuno si è modificato o come nome o perlomeno come sigla. A molti ha dato l'idea più di una coalizione costruita per vincere che non per amministrare. È una coalizione che abbiamo costruito in un mese, una lista nata sostanzialmente da una decisione del Partito Democratico di non tenere le primarie, e quindi una buona parte di classe dirigente che si è spostata in una lista civica a mio sostegno, e poi un'alleanza, devo dire, l'ultimo giorno, sancita l'ultimo giorno utile con l'UDC, un rapporto comunque con un partito che ha creato in campagna elettorale, prima della campagna elettorale, la sua lista, l'UPC, e Sinistra Civica, che è nata sostanzialmente in quell'ultimo mese di campagna elettorale. Quindi non avevo, al di là dell'UDC, che comunque trattava con noi, ma contemporaneamente col centrodestra, prima della decisione finale l'ultimo giorno, al di là dell'UDC non avevo un partito, neanche un partito strutturato con me. Per cui inevitabilmente abbiamo costruito una maggioranza su punti programmatici, 10 schede programma, ci siamo confrontati molto su quel programma, e quello è stato il faro sul quale siamo andati avanti. Credo anche con, oggi a 2 anni dalla scadenza naturale della consiliatura, anche con una buona percentuale di obiettivi raggiunti sulla base di quel programma. Per cui per me quello è il faro. Quello che è successo dopo, nei rapporti con un assessore, quello dell'UPC, nei rapporti con l'UDC a fasi alterne, è stata un'altra storia, ma che niente a che vedere con quel programma e con quell'accordo siglato in quel mese, un accordo di cambiamento rispetto a un centrodestra che proponeva una sua candidatura, rispetto a un Partito Democratico che ne esprimeva un'altra, rispetto, insomma, a tante altre visioni del 5 Stelle, per esempio, tante altre visioni della società algherese che si incarnavano in programmi distinti di governo della città. Però, insomma, è stata un'alleanza per governare, è stata un'alleanza per governare, non solo per vincere le elezioni, è stata un'alleanza basata su un programma. Io sono anche soddisfatto a oggi del raggiungimento di buona parte degli obiettivi, altri li raggiungeremo in questi 2 anni. Non le è mai venuto in mente nel mese di costruzione che, faccio un esempio, un rappresentante centrista e un rappresentante della sinistra
non avrebbero pedalato insieme nella stessa direzione in tutti gli obiettivi della sua amministrazione? No, perché il programma l'abbiamo condiviso e l'abbiamo limato insieme, e soprattutto nelle dichiarazioni dei dirigenti della Sinistra Civica e dell'UDC c'era una unità di intenti su un programma amministrativo. Insomma, non stiamo parlando di ideologie o del governo nazionale, stiamo parlando del governo della città di Alghero. 10 schede, 10 punti programmatici, quelli dobbiamo raggiungere. E secondo me, se c'è stata una, come dire, un punto di rottura, come c'è stato con alcuni partiti, questo non è dovuto a aspetti programmatici. Lei poco fa ha parlato degli altri 2 anni da fare. Sì. Quindi lei è sicuro di andare avanti? Ma sicuro non c'è niente, nel senso che si va avanti sulla base di un programma amministrativo e si va avanti anche sulla base di numeri. La democrazia si sostanzia con i numeri, oltre che naturalmente con l'attuazione del programma politico amministrativo. Per cui non c'è niente di sicuro. C'è una consapevolezza che deriva dal fatto che nei primi 2 anni e mezzo soprattutto abbiamo programmato tanto e abbiamo recuperato tantissime risorse. E siamo adesso nella fase del cantieramento di tante opere pubbliche, una 30 di opere pubbliche. Abbiamo recuperato per la città di Alghero progettualità e risorse, tanti milioni di euro che adesso devono essere messi a disposizione della collettività realizzando le opere. Siamo nella fase che precede tutta la programmazione della città, dal PUC, siamo nella fase della scelta, perché tutto ciò che doveva essere fatto dal punto di vista propedeutico è stato fatto. Siamo nella fase dell'approvazione, dell'adozione, dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali, è pronto. Siamo nella fase del piano urbano del traffico, è pronto, del piano di valorizzazione e conservazione dell'area di bonifica già adottato e che adesso con la Regione stiamo limando per arrivare poi all'approvazione definitiva in Consiglio Comunale, dopo aver tenuto conto delle osservazioni fatte dalla stessa Regione e dai cittadini. Siamo insomma nella fase conclusiva del piano acustico comunale. Tutto ciò insieme a tante altre cose, pensiamo semplicemente al nuovo appalto della lentezza urbana. 1 ottobre partirà un nuovo servizio. Si vedono già i miglioramenti in città, anche in questi pochi mesi, la percentuale di differenziata che aumenta, il decoro urbano che, anche grazie ad una coesione sociale che è nata con il Giro d'Italia, per esempio, ma mettendo a frutto risorse, poi se volete ne parliamo, che derivano anche dalla tassa di soggiorno, abbiamo cercato di migliorare l'aspetto della città anche sotto il punto di vista del decoro urbano. Molto resta da fare, ma molto è stato impostato. Per cui io credo che questa esperienza debba continuare per portare frutto. Poi prenderò atto naturalmente di ciò che avviene in Consiglio Comunale, se non ci sono i numeri, per esempio, per approvare il rendiconto, e lo vedremo l'11 di settembre, se non ci saranno i numeri per approvare gli atti fondamentali programmati dalla Giunta, è chiaro che se ne prende atto. Però dal mio punto di vista, per la città, lo dico, mi sembra comunque un errore, però con molta tranquillità, insomma, la politica non è tutto e si prende atto di ciò che la democrazia poi determina anche attraverso i numeri in Consiglio. Infatti la grande domanda che si fa alla città è: tutte cose importanti da fare, presentandosi in Consiglio, quando e con che maggioranza? Allora, in Consiglio noi andremo entro fine mese per approvare alcuni atti fondamentali che hanno una scadenza. Penso soprattutto al regolamento sulla rottamazione, dove c'è, mi sembra, un'ampia convergenza consigliare che vada oltre la nostra coalizione. E alcune variazioni di bilancio importanti, alcune riguardano per esempio i contributi da dare per le famiglie che hanno subito l'incendio, sulle quali mi sembra che ci sia un largo consenso. E poi l'11 settembre c'è invece il giorno clou, nel senso che lì non è che abbiamo molte alternative. O c'è una maggioranza che vota il rendiconto 2016, oppure il giorno dopo si attiva la procedura di scioglimento del Consiglio. Non c'è neanche più la possibilità di avere 20 giorni cosiddetti di raffreddamento, che il testo unico degli enti locali affida ai sindaci per cercare, insomma, di provare a superare un momento di crisi. Non c'è più, perché c'è una diffida
perentoria da parte della Regione, per cui dobbiamo necessariamente capire in aula se c'è una maggioranza che ci consenta di poter andare avanti, oppure il giorno dopo c'è proprio automaticamente da parte della Regione la nomina di un commissario ad acta per approvare il rendiconto 2016 e l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio Comunale. Lei mi dirà, così anticipo la domanda, ma allora che cosa si sta facendo per scongiurare questa eventualità? Ma l'ho già detto e lo ripeto, dopo la decisione dell'UDC, per motivazioni che non comprendo, perché insomma quell'elenco di azioni chieste dall'UDC negli ultimi giorni. Ultimamente ha anche detto di sentirsi raggirata, esatto, l'UDC. In realtà, come capigruppo le hanno prese in considerazione, quindi la maggioranza le ha prese in considerazione, e devo dire che quasi su tutte c'è stata una convergenza. Si doveva poi stilare un documento unitario con l'UDC, se non che a mezzo stampa abbiamo saputo invece della decisione presa dal direttivo di andare comunque all'opposizione. Quindi mi sembra un pretesto quello di quei punti che, tra l'altro, indipendentemente da quello che dice l'UDC, saranno portati a termine quasi tutti, quindi davvero un pretesto. Quindi non capiamo il motivo per cui l'UDC in questa seconda fase, perché insomma era già venuto un anno fa, abbia deciso di uscire dalla maggioranza. Probabilmente, come dice qualche giornalista, come scrive qualche giornalista, c'era già un disegno che magari arrivava da lontano e che però io non conoscevo. Però prendiamo atto, quindi prendiamo atto del fatto che l'UDC non è più in maggioranza, prima aveva parlato di appoggio esterno, poi ha deciso di uscire dalla maggioranza, e che quindi non abbiamo i numeri per governare. Questi numeri possono essere dati soltanto da un'alleanza programmatica con un partito a noi affine, che è il Partito Democratico, che però insomma non nascondiamo ha avuto fin dall'origine di questa consiliatura un rapporto difficilissimo con l'amministrazione della città. Con il Partito Democratico sto cercando di dialogare a tutti i livelli e sto cercando di capire anche locali. Anche locali, e sto cercando di capire se ci può essere una alleanza di tipo programmatico che possa portare alla conclusione della consiliatura. Anche qui con molta tranquillità, da un lato c'è la prospettiva del commissario per 10 mesi, la difficoltà per un partito di centrosinistra evidentemente di presentarsi fra 10 mesi con le carte in regola per una esperienza amministrativa evidentemente alternativa, ma sono tutte considerazioni che affido al Partito Democratico. Ci sono chiaramente delle interlocuzioni in corso, delle trattative, chiamiamole così, avanzate e credo anche naturali. Quando esco da qui i miei concittadini mi chiedono comunque di rimanere, di fare tutto lo sforzo possibile per non dare le dimissioni, per continuare questa esperienza amministrativa. Devo dire, al di là anche del colore politico di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, e forse anche al di là del giudizio che hanno sull'amministrazione, alcuni favorevoli, altri un po' meno, però 10 mesi con il commissario, non portare a termine i programmi, sembra a tutti un fatto sbagliato, stonato. Per questo insomma c'è quest'ultimo tentativo che vogliamo fare, ma sapendo che insomma stiamo parlando ormai di 20 giorni e quindi l'11 settembre sarà davvero, non soltanto per le Torri Gemelle, ma anche per una data credo importante, e spero che insomma ci possa essere anche un momento di costruzione da parte del Consiglio Comunale, e dopodiché insomma se ne prenderà atto. Ha parlato di alcune cose dove ci sarebbe una larga convergenza in Consiglio, l'esempio dell'incendio o del piano di rottamazione. Perché in questo tempo non è stata tentata di fare una seduta per risolvere queste cose quantomeno? L'incendio di un mese fa. No, non è che dobbiamo risolvere niente, è semplicemente noi siamo già andati avanti e le soluzioni le abbiamo già trovate, so, è un fatto tecnico. Le variazioni di bilancio si approvano in giunta e dopodiché la giunta deve presentarle in consiglio per la ratifica entro 60 giorni, altrimenti insomma le spese fatte devono essere coperte con altre risorse, quindi non c'è una decisione da assumere in consiglio se non una ratifica in questo caso. Nell'altro caso invece semplicemente la norma
mette una scadenza per poter approvare un regolamento, che è quello del 30 agosto, e ci siamo pienamente. Per cui non è che non abbiamo pensato di portare in consiglio degli atti fondamentali. Alcune cose si possono fare anche attraverso la giunta comunale. Piuttosto c'è una difficoltà che mi sembra oggettiva, cioè la capacità complessiva di affrontare alcune tematiche importanti in una visione unitaria. Questo c'è. La divisione che c'è stata in campagna elettorale ce la stiamo trascinando, ce la siamo trascinate in questi 3 anni. Non si riesce a trovare neanche un motivo di dialogo, e c'è una contrapposizione che è frontale, direi spesso anche a prescindere dal merito, pregiudiziale. Non si è accettata, forse per le modalità con le quali ci siamo presentati, questa candidatura e questa elezione in qualche modo anche inaspettata, fuori dagli schemi, fuori dagli apparati, e forse insomma si vuole tentare in tutti i modi di farla concludere anzitempo, forse anche per non farci raggiungere quei risultati che servono alla città. Chi verrà dopo di noi taglierà molti nastri, tantissimi nastri, ed è quello che è avvenuto per esempio dopo l'esperienza di Baldino con Marco Tedde. Non tutta la progettualità, anzi la gran parte della progettualità poi portata giustamente a termine dal sindaco Tedde arrivava dalla progettualità di chi aveva preceduto quell'esperienza amministrativa. Ora, non tutto noi riusciremo a realizzare in 5 anni, buona parte sì se ci lasciano lavorare, ma devo anche dire che è normale che sia così, c'è un tempo per la semina, c'è un tempo per il raccolto. Credo che però questa voglia di concludere anzitempo questa esperienza nasca anche dalla volontà del sistema di voler in qualche modo superare questa anomalia che è capitata ad Alghero in questi anni. Al tramonto dell'amministrazione TED si diceva: per il bene di Alghero meglio il commissario e poi si vada a votare. Amministrazione Lubrano ugualmente. Sì. Ora si dice: per il bene di Alghero il commissario sarebbe una iattura, meglio continuare con una giunta Bruno. Perché? Dipende da come si amministra. La seconda esperienza TED è stata una esperienza che si è conclusa su un atto amministrativo fondamentale che è il piano urbanistico comunale. Da un lato una proposta di piano che io non ho condiviso, dall'altra un partito della maggioranza, sa quale partito era? L'UDC, che aveva presentato un piano alternativo anche in termini di metri cubi, e che ha deciso fondamentalmente la conclusione di quell'esperienza. L'esperienza di Lubrano ne ho già parlato, a me è dispiaciuto molto, perché devo dire anche egoisticamente mi avrebbe fatto comodo insomma mantenere un sindaco autorevole alla guida della città. Un'esperienza che purtroppo è stata un fallimento, ma devo dire non dal punto di vista delle persone che l'hanno incarnata. Io non ho davvero niente contro Stefano Lubrano, anzi ha fatto tutto quello che ha potuto. Ho visto il limite di quell'esperienza dopo averla promossa, dopo averla con forza fatta prevalere anche in primarie difficili all'interno del centro-sinistra. Però lì non si vedeva un'alternativa, non si vedeva insomma la possibilità di far ripartire Alghero. Non la vedevamo, magari abbiamo anche sbagliato, però non la vedevamo in quel momento. Così come nel momento della decisione ci sembrava invece la scelta giusta per la città. Ora, io sono naturalmente da questa parte e non posso essere obiettivo. Ci sembra che continuare questa esperienza possa essere utile per la città, però insomma, siccome non decido io, posso solo esprimere il mio pensiero e dopodiché prendere atto con tranquillità, davvero con tranquillità, sapendo di aver fatto tutta la mia parte, anche con tante lacune, con tante mancanze, di aver fatto tutta la mia parte per cercare di migliorare la situazione politica e amministrativa della città. E mi pare che insomma, se andiamo poi ad analizzare i vari settori, possiamo trovare sia nella macchina amministrativa, sia nel bilancio del comune, sia nel settore delle opere pubbliche, sia nel settore dell'ambiente, sia nel settore dei lavori pubblici, sia nel settore del sociale, tanti aspetti che dal mio punto di vista vedono la città
il governo della città in una condizione certamente diversa da come noi l'abbiamo trovata. Se in questo momento le fosse concesso di fare solo un provvedimento politico, quale farebbe? Il primo. Un provvedimento politico nel senso... Per la città. Quindi amministrativo. Sì, sì, amministrativo, assolutamente. Guardi, io ho una... su tutti i punti che ho messo in programma, vedo un netto miglioramento, anche dal punto di vista della casa. Parlavo poco fa del tema della casa per gli alghirisi. Però non riesco a sbloccare una burocrazia davvero complicata e incomprensibile. Cioè c'è un istituto che deve realizzare le case popolari in Sardegna, si chiama ARIA, prima si chiamava IACP. Abbiamo finanziamenti importanti. Da anni, ormai da 2 anni, è possibile accantierare Caragole, è possibile accantierare Carrabuffa, se sono 40 alloggi. C'è un altro finanziamento di 3 milioni e 6 che abbiamo recuperato per altri 25 alloggi in città. Abbiamo risorse per poter concludere un'operazione di acquisto di altri 12 appartamenti sulla base di un progetto che abbiamo fatto, diciamo, di acquisto dell'invenduto. Ecco, tutto ciò mi piacerebbe poterlo sbloccare. Ci sono, non si capisce perché non si riesce ad andare avanti. Così io su questo non ho potere, perché la palla in mano ad un altro ente che si chiama ARIA. Ecco, io, siccome mi sembra urgentissimo recuperare case per gli alghirisi, forse è l'atto che, potendo avere una bacchetta magica, cercherei di smuovere al più presto. E poi c'è l'aspetto del lavoro, dove, insomma, io non credo, perché ho visto come è stata fatta in questi anni la composizione delle liste, chiamiamole liste di collocamento, che adesso non si chiamano più così, all'interno dell'Agenzia per il Lavoro. Però vedere quei numeri, circa 13.000 persone, magari all'interno ci saranno anche persone decedute, perché so che non vengono poi depennati, però un numero importante, un numero importantissimo, e mi chiedo quanto nero ci sia in città, per esempio, quanta difficoltà però soprattutto a trovare un lavoro degno di questo nome. E allora lì, guarda, alcune prospettive che mi sembrano importanti, alcune le potremo realizzare attraverso il piano urbanistico comunale, che dovrà necessariamente, guarda, al di là del mio governo, se il PUC si approva in città, si approva con un largo consenso e con l'apporto di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, altrimenti non si può approvare. Quindi alcune scelte le realizzi, di sviluppo le realizzi col PUC, altre le realizzi su grandi progetti, alcuni io ce li ho in mente, penso anche, però va realizzato bene, anche alle prospettive di lavoro che può dare l'assegnazione poi del compendio di Surighedo e Mamuntanas. In stretto rapporto però con le imprese locali, con la manodopera locale, ma credo che ci possano essere importanti prospettive nel settore turistico, cercando di salvaguardare l'ambiente, ma anche con un adeguamento della nostra offerta, parlo anche dell'offerta alberghiera, davvero in linea con una domanda, crescente, soprattutto in termini di qualità. Dia un voto alla sua amministrazione. Ma io penso che il voto che io darei, sapendo che è difficile giudicarsi, ma penso che possa essere un 7, sapendo che abbiamo 2 anni di tempo per migliorare e per poi arrivare al voto finale, anche in termini, come dire, letterale, che poi i cittadini daranno. L'amministrazione si giudica in un arco temporale di 5 anni e quindi credo che alla fine del mandato si possa poi tirare una somma e trarre poi il voto finale. E sarà così. Per cui vedo tutto ciò che abbiamo fatto in termini di programmazione, vedo tutto ciò che abbiamo in cantiere, e lei pensa che cosa potrebbe diventare Alghero, no? Cioè nella circonvallazione siamo ormai nella fase di accantieramento, la nuova piscina coperta, il nuovo palazzo di Via Columbano interamente riqualificato con l'ingresso da Piazza Civica, il nuovo asilo nido di Via Malta, il nuovo cotonificio con quel finanziamento di 3 milioni e 750, la scuola del terzo millennio in via Tarragona, e sono tutte opere finanziate.
la riqualificazione di altre 19 scuole della città e sono altre opere già finanziate, solo per farvi alcuni esempi. Ecco, io credo che il volto della città si possa cambiare, se a questo ci mettiamo anche l'approvazione di strumenti urbanistici che sono in itinere ormai da 25 anni, e c'è la possibilità, se il Consiglio trova un momento, come dire, di buon senso e di ragionamento complessivo, ecco, credo che abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo, e allora alla fine nel 2019 daremo il voto finale. Nelle scorse settimane il Ghetto Channel ha intervistato gli ex sindaci Carlo Secchi, Tonino Baldino, Marco Tedde e Stefano Lubrano, e tutti hanno voluto o cercato di darle dei consigli. Cosa si sente di rispondere o di dire a chi l'ha preceduta? Ma io ringrazio sempre dei consigli, soprattutto da chi ha avuto l'onere e l'onore di essere qui a rappresentare i cittadini algheresi da sindaco. Ho visto le difficoltà che anche loro hanno avuto, e credo che, insomma, amministrare una città complessa come Alghero sia sempre, come dire, davvero un carico di responsabilità enorme, e credo ci voglia anche quella saggezza, quell'equilibrio che fa sì che, come dire, ci sentiamo anche sempre inadeguati. Io mi sento inadeguato, nel senso che la responsabilità che ho e che abbiamo tutti i giorni, sapendo che ogni giorno ti capita sempre qualche imprevisto, qualcosa che devi affrontare all'ultimo momento, qualcosa che ti porta in qualche modo anche a metterti in discussione, e nello stesso tempo anche la capacità di alzare lo sguardo, di andare oltre i problemi che sembrano piegarti e di programmare, di sapere che devi dare uno sviluppo alla città. È facile criticare, io non mi sono mai permesso, neanche né da semplice cittadino, nell'esperienza soprattutto di alcuni sindaci come Carlo Secchi, come Tonino Baldino, che pure sono stati a me vicino in quegli anni, di avanzare delle critiche pubbliche. Magari l'ho fatto con dei suggerimenti in privato. E credo che a volte anche nel rapporto politico e personale, no? Anche nella critica, ci debba essere sempre questo apporto costruttivo, che fa sì che al primo posto mettiamo il bene della città di Alghero, non neanche il nostro pensiero, che spesso diventa, come dire, il re che ci fa in qualche modo, che orienta tutte le nostre azioni e tutti i nostri giudizi. A volte dobbiamo avere anche la capacità di dire, come dire, di fare autocritica e di cercare, insomma, di dare tutti un apporto che vada anche oltre le nostre persone, che non sempre devono essere al centro dell'attenzione. Molti si aspettavano un passo superiore, vista la sua esperienza precedente da consigliere regionale. Altri, al contrario, la indicano come esempio classico del fatto che sia più semplice fare il consigliere regionale a Cagliari, qualcuno dice l'alzapalette, o comunque quello che vota e alza la mano quando glielo dice il partito, piuttosto che fare il sindaco nella propria città. Lei cosa ne pensa? Ma l'alzapalette non l'ho mai fatto, ho fatto il capogruppo, anzi ho orientato il Partito Democratico, ho fatto il vicepresidente del Consiglio regionale, ho fatto il Consiglio regionale con grandissimo impegno, proprio con grandissimo impegno, per cui certo, vedo anche la differenza, ma che soprattutto nella capacità di risolvere i problemi che deve avere un amministratore, un sindaco, rispetto a un consiglio regionale che è un legislatore. Sono compiti totalmente diversi, ma dipende poi da come si fa, dall'impegno che uno ci mette nel farli. A me è servito molto fare il consigliere regionale e poi il sindaco, probabilmente sarebbe stato diverso al contrario, sia per l'esperienza, credo anche per i rapporti. 30 opere pubbliche non vengono finanziate solo perché abbiamo dei grandi progettisti. Vengono finanziate anche perché c'è un rapporto politico istituzionale del quale si tiene evidentemente conto. E credo che questo sia stato un bene per la città di Alghero, al di là del fatto che poi le realizzeremo noi o altri. Credo sia stato un bene per la città di Alghero. Il passo. Io penso di avere un passo che è un po' un limite che i miei assessori mi ogni tanto mi rimproverano, anche
probabilmente troppo lungo, nel senso che non, cerco di non fermarmi mai, ma non sempre questo è un fatto, come dire, positivo. Ci sono anche alcune mancanze che vedo, che ho visto insomma in questi anni, magari date anche dal mio carattere, dalla voglia comunque di risolvere i problemi subito, dalla impazienza a volte nel non riuscire a risolvere delle situazioni, dalla burocrazia che prende, dalla difficoltà anche a mettere insieme una macchina amministrativa che magari non era abituata a gestire questi ritmi. E quindi insomma, alcune volte credo che il mio carattere sia venuto fuori, forse oltre anche il consentito, comunque oltre gli aspetti che devono regolare anche un rapporto tra il sindaco e la propria amministrazione. Così come credo che nel rapporto con le forze politiche a volte un po' di diplomazia in più serva, e magari in alcuni tratti è mancata. Però detto questo, credo di aver lavorato con grande impegno insieme a tutti gli assessori con i quali con tutti un bel rapporto personale. Per cui sono abbastanza soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Ecco, mi dispiacerebbe non portarlo a termine, ma proprio perché si vedrebbe poi il quadro complessivo, il disegno complessivo della città. Uno ha a disposizione 5 anni e sa che deve organizzarsi in 5 anni per poter arrivare al risultato. Sa che deve programmare, sa che deve recuperare risorse, sa che deve mettere insieme la macchina amministrativa, che deve cercare insomma di sanare un bilancio, di eliminare i 104 milioni di residui attivi che abbiamo trovato, che deve insomma trovare il modo per organizzare al meglio il governo della città, e sa che ha 5 anni a disposizione per portarlo a compimento. Chiuderlo anticipatamente, magari quasi 2 anni prima, sapendo che sia la vigilia di risultati importanti, un po' dispiace, però niente di più. L'opposizione la accusa di essere affetto da annuncite. Ma sì, soprattutto il primo periodo, ho fatto tanti annunci che però la maggior parte sono stati realizzati oppure si verranno realizzati in questi anni. Cioè all'annuncio è seguito un finanziamento, al finanziamento è seguito un progetto, al progetto seguirà un cantiere, se non è stato già realizzato. Sempre dal punto di vista della comunicazione, l'opposizione in quest'ultimo periodo si è lamentata di aver saputo alcune cose a mezzo stampa prima di saperle secondo i canali istituzionali. Sì, se si riferisce al fatto che la sconvocazione del Consiglio del 31 di luglio è stata data prima alla stampa e poi ai consiglieri, questo è vero, ma per un motivo molto semplice. La decisione di annullare quel consiglio è stata presa di domenica sera e quindi la sconvocazione effettiva poteva essere fatta soltanto a protocollo aperto il lunedì mattina. È capitato che domenica sera un giornalista, Gianmario Sia della Nuova Sardegna, mi abbia trovato al telefono e mi ha detto: ma che cosa succederà domani? Ho detto: non succede niente perché sconvochiamo il consiglio. Lui l'ha messo subito dopo nel giornale di lunedì mattina, e magari chi l'ha letto prima delle 9 l'ha letto prima sul giornale e poi l'ha trovato nella sua casella di posta elettronica. In questi anni di mandato c'è qualcosa che ha fatto e della quale si è pentito e una cosa che ancora non ha avuto tempo e modo di fare? No, pentito no, nel senso che ho una incompiuta che vedo e che vorrei... cioè se parliamo per esempio del distretto della creatività, no? Che era uno dei punti tra l'altro inseriti insieme a tante altre iniziative anche nel dossier cultura. Noi l'abbiamo pensato come un luogo nel quale le associazioni della città, ma attraverso un'evidenza pubblica, trovassero una sede e anche sulla base di un'esperienza che era nata trovassero un modo per stare insieme condividendo gli spazi e su un progetto. Ora mi sembra che quel progetto, che pure è bello sulla carta, molto interessante anche dal punto di vista dei servizi che deve offrire, non ha ancora espresso invece tutta la sua positività e soprattutto mi pare che non sia
capito dalla città. Allora lì mi piacerebbe verificare, lo faremo, se questo progetto, che alla fine ha trovato soltanto spazio per 11 associazioni, pure le associazioni della città sono un centinaio, quelle vive, quelle vivaci, può essere portato avanti con quella prospettiva che noi gli volevamo dare. Altrimenti insomma bisogna ripensarlo. In questo senso abbiamo già avuto degli incontri con le associazioni, gli ho chiesto anche di fare una conferenza stampa, di aprire gli spazi, di far vedere che cosa si fa realmente, ma credo che occorra, come dire, un supplemento anche di coordinamento e di visione. Ecco, su quello cercherò di capire se quella intuizione che abbiamo avuto, comunque di mettere lì nel cuore della città le associazioni, quindi le persone, dopo averle tolte magari, forse anche giustamente, dal Qualtè per realizzare il centro della cultura, possa essere un elemento che dia valore aggiunto alla città, altrimenti bisogna ripensarlo. Ecco, questo direi che è uno dei dubbi che ho e su quale naturalmente sto lavorando. E l'altra domanda era invece... L'altra domanda era se si era pentito di qualcosa che ha fatto in questo mandato. No, se non di alcuni atteggiamenti che magari ho avuto, per esempio in consiglio comunale. Sto imparando adesso, non è che fare il sindaco si impara il primo giorno. Però quando si arriva in consiglio comunale c'era Lele Salvatore che mi diceva: ma tu quando ti attaccano prenditi un giornalino di Zagor e te lo leggi, no? Cioè non ascoltarli perché ti provocano. Ecco, alcune volte, nonostante la mia esperienza, mi sono fatto provocare. Adesso sto imparando e sto cercando insomma di stare più attento, però questo fa parte un po' della dialettica del rapporto maggioranza-minoranza, che invece avrei voluto più nel merito dei problemi e meno, come dire, sugli atteggiamenti e sulle virgole. Ci può raccontare qualcosa di inedito, magari un fatto simpatico che le è capitato in questi 3 anni da sindaco e che non è finito sui giornali? Ma sono tanti. Sono tanti, e se non è finito sui giornali, voi sapete qual è il mio modo di comunicare. Comunico tutto, vuol dire che c'è un motivo. Però sono tantissime. Cioè, fare il sindaco in una città come Alghero, non so come sia nelle altre città, ti porta a dei rapporti anche impensati, no? Penso a John Phillips, che è l'ambasciatore degli Stati Uniti, che è venuto qui ad Alghero, con quale ha avuto un rapporto, per quanto limitato a una giornata, molto bello, tant'è che poi mi ha invitato a casa sua, lì nell'ambasciata. Ma se penso, semplicemente stando in quest'ambito, all'ambasciatore della Santa Sede in Italia, adesso anche lui mi ha invitato per il 14 settembre in ambasciata. Per dire che ci sono tanti momenti che fanno parte anche della vita della città, che vanno anche oltre il tuo ruolo di semplice sindaco di una cittadina di 44.000 abitanti. Malghero anche questa sua vocazione internazionale. Poi ci sono i rapporti con i cittadini, anche quelli, tutti hanno il mio numero di telefono, un po' per scelta, e quindi chiamano a qualsiasi ora del giorno per tantissimi motivi. Ma devo dire che questo non mi infastidisce, nel senso che si cerca anche di avere un rapporto diretto, quotidiano, sapendo che questo fondamentalmente è anche il compito del sindaco, anche quando esce un po' fuori dalle logiche, dai contenuti strettamente normativi. Credo che soprattutto sia la bellezza anche di questo ruolo, il contatto diretto con i cittadini. Quindi insomma sarebbero tantissimi gli aneddoti da raccontare, dalle persone che ti chiamano perché a Banoglia a un certo punto ha tagliato l'acqua, oppure semplicemente non arriva, alla mancanza della luce in casa, alla difficoltà che alcune famiglie hanno addirittura nel rapporto tra condomini. Ti capita di tutto, e tutti trovano e cercano nel sindaco anche una persona che li sappia ascoltare. A volte basta anche solo questo, anche quando non puoi intervenire direttamente.
Chiuda con un messaggio, un augurio o un consiglio agli algheresi. Ma io ho visto un Alghero capace di rialzarsi e di trovare coesione. Dicono che uno dei limiti algheresi sia quello del cucciu dell'ultura, no? Però ho visto anche una città, due episodi, uno è il Giro d'Italia, dove davvero la città si è espressa ai massimi livelli e ciascuno ha fatto qualcosa, si è sentito parte di un progetto e ha voluto dare il meglio di sé. Ed è stata una bellissima espressione della città anche all'esterno. L'altra, prendiamo quest'ultimo episodio di solidarietà di queste famiglie che hanno subito l'incendio, è stata una solidarietà massima e diffusissima, cioè voi non avete idea, io ho visto delle azioni bellissime che sono rimaste nel segreto, silenziose. E quindi questo vuol dire che ci sono tutte le potenzialità della città di poter far bene. Poi abbiamo, come ciascuno di noi, anche altri difetti. Però mi sembra che noi possiamo far leva sugli aspetti positivi e sono tantissimi della nostra città. Quindi l'augurio è quello di trovare insieme la forza per altri momenti di coesione che ci facciano elevare e anche nel momento della progettualità. Alcune ce le ho in mente perché ci sono alcune proposte che secondo me possono fare il salto di qualità anche nella destinazione Alghero. Ecco, troviamo il modo per affrontarla insieme. L'esperienza della Capitale Italiana della Cultura, dove noi siamo arrivati in finale, è stata un'esperienza di programmazione strategica nella quale ci siamo interrogati sul destino della città. Può essere soltanto mare? Può essere soltanto turismo balneare? Può essere che sia un vettore aereo, Ryanair, a fare la destinazione della città o la dobbiamo fare insieme? E lì ci siamo interrogati, abbiamo trovato delle strade. E nella cultura tutto l'anno abbiamo individuato una strada. Ora, la prossima settimana incontrerò il country manager di Blue Air e cerchiamo di capire come una nuova base nel nostro aeroporto di Alghero possa dare sviluppo, oltre che occupazione, lo vedrete. Cercheremo di capire se il bando per il low cost, che porterà a nuove destinazioni già a partire dal prossimo inverno e altre nella prossima primavera, possa portare sviluppo nella nostra città. Cercheremo di capire se ci può essere una risposta complessiva che tiene conto soprattutto dello sviluppo. Perché guardi, alla fine gli algheresi poi ti chiedono cose piccole che piccole non sono, la città pulita, il decoro urbano, gli asfalti, i marciapiedi, come in tutte le città. Però io credo che abbiano bisogno anche di alcune cose che magari non fanno audience. Io ho provato, se noi andiamo a parlare di PUC, no? Provate a parlare di PUC su Facebook e vedete quante persone visualizzano, pochissime. Non è un tema che interessa, non ci credono più. Eppure lì puoi dare alcune prospettive di sviluppo. Ecco, credo che ci siano dei margini importanti per la nostra città, ma molto dipende, così ritorno a ciò che ho detto all'inizio, dal grado di coesione sociale che sappiamo garantire. Ecco, questo io credo, e così anche recupero una domanda che mi ha fatto prima, che sia stato anche un vantaggio della mia esperienza amministrativa per averla ricercata in alcuni momenti, ma anche un limite quando non l'ho ricercata, quando non sempre ho favorito l'unità sia in consiglio comunale sia nella città. Sto imparando adesso. Allora ringraziamo il sindaco di Alghero Mario Bruno per la sua disponibilità e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti appunto con Alghero Channel.